Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Oggi venerdì 20 settembre. Tragedia questa mattina tra Brinzio e Rancio Valcuvia. Un 65enne di Luvinate è morto sul colpo dopo che il suo scooter si è scontrato frontalmente con un'automobile guidata da un settantenne. Vediamo il servizio di Riccardo Prando. Le immagini sono di Agenzia Blitz. Tragico incidente questa mattina intorno alle 7.30 lungo la strada provinciale 62 che da Brinzio scende verso Rancio Valcuvia. Un motociclista di 65 anni di Luvinate ha perso la vita finendo contro una vettura guidata da un settantenne di Mesenzana che procedeva in senso contrario, cioè risalendo la valle. L'impatto è stato violento al punto che l'uomo è morto sul colpo ed il mezzo a due ruote di bassa cilindrata si è accartocciato su se stesso. Sul posto, un punto particolarmente tortuoso della strada, sono intervenuti polizia locale, polizia stradale di Luino e vigili del fuoco di Luino. Le dinamiche dell'incidente sono in corso di accertamento. Momenti di paura nella tarda mattinata nel centro di Varese. Un negozio di orologi è stato preso di mira da una coppia di rapinatori. Ci racconta tutto Massimiliano Martini. Una rapina in pieno centro a Varese all'ora di pranzo è finita con due malviventi in fuga con un prezioso orologio e un gioielliere ferito. Mentre inseguiva l'uomo che aveva messo segno il colpo, infatti, il negoziante si è aggrappato alla macchina guidata dal complice, è caduto a terra e si è ferito. È avvenuto intorno alle 12.30 in via del Cairo, presa di mira la gioielleria tempo al tempo. Secondo la prima ricostruzione, uno dei due malviventi è entrato nel negozio come un normale cliente, chiedendo di vedere alcuni orologi, mentre il complice lo aspettava in auto in via Veratti. Il primo rapinatore, dopo aver distratto il negoziante, è riuscito a fare un prezioso orologio esposto in vetrina del valore di circa 20.000 euro per poi imboccare l'uscita e iniziare a correre. Il gioielliere è partito all'inseguimento e quando il primo malvivente è salito in auto lui si è aggrappato alla vettura nel tentativo di fermarla ma è caduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri varese che hanno immediatamente dato il via alle ricerche anche attraverso analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. Il commerciante è invece stato trasportato in ospedale in codice giallo. E sempre nel centro di Varese, la notte scorsa, c'è stata una violenta rissa. Vediamo il servizio con le immagini di Agenzia Blitz. Notte di violenza, quella tra ieri e oggi in Piazza Repubblica a Varese. Gli esercenti che all'alba si sono recati sotto il portico del centro commerciale Le Corti per alzare la saracinesca hanno trovato sangue un po' ovunque e arredi esterni danneggiati. I contorni di ciò che è accaduto sono ancora da chiarire. Sta di fatto che la rissa scatenata si è lasciato tracce evidenti. Si sono ammazzati di botte, ha segnalato un residente della zona, rilanciando il problema sicurezza in città e in particolare in quest'area, dove le criticità legate alla mancanza di sicurezza permangono da tempo. Sembra però che nessuno la notte scorsa abbia allertato polizia o carabinieri chiedendo di intervenire. Dal Piemonte arriva invece un'inquietante storia. Un ultraottantenne è stato narcotizzato a scopo di rapina ed è rimasto incosciente nella sua casa per 4 giorni. Le due giovani responsabili ora sono state arrestate dalla polizia. Vediamo il servizio. Due giovani donne, una di 23 e l'altra di 24 anni, sono state arrestate dalla polizia con l'accusa di aver narcotizzato e rapinato in casa a Novara un ultraottantenne, rimasto incosciente per 4 giorni. Le due avevano avvicinato l'anziano in una strada del centro, dicendogli di essere affamate senza soldi, lo avevano convinto a portarle nella sua abitazione, dove gli avevano poi fatto bere una bevanda a cui avevano aggiunto benzodiazepine. Grazie ai filmati delle telecamere, gli agenti le hanno identificate e rintracciate a Milano. Tutte e due di origine romena hanno precedenti per vari reati. Una di loro, al momento dell'arresto, è stata trovata in possesso di un flacone di un potente ansiolitico e di un telefono cellulare acquistato con la carta sottratta all'anziano. Cambiamo decisamente pagina e spostiamoci a Gavirate, dove cresce la preoccupazione dei dipendenti della Ilma Plastica, dichiarata fallita. Il servizio. Liquidazione giudiziale, ossia fallimento, senza che sia stato disposto l'esercizio provvisorio. La decisione del Tribunale di Varese si abbatte sulla Ilma Plastica di Gavirate, azienda con 130 dipendenti. Lapidaria la comunicazione dell'azienda. Il personale dipendente non è più tenuto a prestare alcuna attività lavorativa sino a prossima comunicazione formale da parte dei curatori nominati. L'attività aziendale deve essere interrotta e i rapporti di lavoro devono intendersi sospesi.
Il tribunale si è espresso nel peggiore dei modi, il commento di Davide Maragna, segretario della Filctem CGIL di Varese, che ha indetto un'assemblea lunedì prossimo dalle 13 alle 14 di fronte ai cancelli dell'azienda. La Filctem CGIL di Varese, in un comunicato, auspica che la curatrice nominata dal tribunale possa rivedere la sua posizione e considerare una soluzione equilibrata per garantire un futuro sia ai lavoratori sia al territorio. Autolinee varesine sempre più green. Presentate i primi 9 autobus elettrici della storia del trasporto pubblico urbano a Varese. Adriana Morlacchi ha intervistato per noi Marco Regazzoni di Autolinee Varesine. Per noi di Autolinee Varesine oggi è un giorno importante, presentiamo i primi 9 autobus elettrici della storia del trasporto urbano di Varese. Sono autobus della Solaris, una compagnia polacca che è stata la prima a credere nella realizzazione degli autobus elettrici in Europa. Questi autobus si vanno a sommare ai 12 ibridi della Mercedes che abbiamo già in servizio da alcuni anni per una flotta che è sempre più green, sempre più nuova. L'età media della nostra flotta urbana è meno di 8 anni, è tra le migliori in tutta Italia. Nei prossimi giorni questi mezzi saranno già in strada sulle linee di rinforzo scolastico e sulla linea E. A Varese ha fatto tappa il forum regionale per lo sviluppo sostenibile. Sentiamo l'assessore regionale Giorgio Maione al microfono di Paolo Grosso. A Varese è una tappa del 5° forum regionale per lo sviluppo sostenibile. Assessore Giorgio Maione, come possono stare insieme sostenibilità e sviluppo economico? Sono due facce della stessa medaglia, perché non c'è sviluppo economico oggi come oggi senza la sostenibilità ambientale. E a tutti questi temi sarà dedicato ampio spazio sul giornale di domani, insieme a molto altro. Sentiamo qualche anticipazione dalla voce di Marco Croci. Sì, grazie Marco. Il giornale di domani è arricchito da uno speciale sui 100 anni dell'autostrada dei Laghi. Nel giorno della commemorazione raccontiamo storie, curiosità, manifestazioni su questa importantissima infrastruttura. Importante poi è l'inchiesta sul rumore a Gallarate. Oltre 6.000 residenti su circa 53.000 totali sono infatti alle prese con l'inquinamento acustico provocato dal traffico veicolare. Per loro la speranza di sollievo arriva dalla ferrovia. Poi ampio spazio allo sport, nell'hockey debutto casalingo per i Mastini contro Dobbiaco, nel basket testa a Reggio Emilia per l'Open Job Metis e infine nel volley in campo sia la UIBA sia la Futura. Bene, con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 19. Buon fine settimana.